vogliamo crederci, dobbiamo investire e visto la qualità del prodotto è una cosa che si può fare. A Calvizzano, una villa calvisia gremita per la prima edizione di Calvizzano Festival d'Autore, la kermesse che ha come obiettivo promuovere i talenti musicali del territorio provenienti da diversi comuni della Campania. La manifestazione, nata da un'idea del sindaco Giacomo Pirozzi e supportata dall'amministrazione comunale, è stata diretta artisticamente da Ermanno De Simone e Peppe Cavallo, a condurre la serata Luca Sepe e Mary Esposito. A salire sul podio, al primo posto Eisma, al secondo Tommy D'Annunzio, in terza posizione Lino Russo. Ospiti della serata i gruppi Io e Mia Sorella e i Ligantropi cover band di Luciano Ligabue. Posto, dai, parliamo sul mondo, mi porto le scarpe da città. A chiudere la serata calvizzanese il concerto del cantautore Erminio Sinni, autore di grandi successi, finalista a Sanremo 93 e vincitore di The Voice Senior nel 2020. Lo so che piove nei nostri cuori ormai da troppo tempo, e il bello è che non ce ne frega niente, come se questo succedesse agli altri. Si dice che per vivere bene bisogna sognare. Io vorrei portare questa manifestazione a livello, mi spingo oltre, mondiale. C'è la possibilità, vogliamo crederci, dobbiamo investire e visto la qualità del prodotto è una cosa che si può fare.